seconda gara dell'Euro Formula Open all'Hungaroring nella stagione 2017. Stalla in partenza Devlin De Francesco, mentre Harrison Scott mantiene la leadership dalla pole position. Si accoda Nikita Troitsky, seguito già da Raul Ayman Polman invece di gara 1, ma un incidente mette subito fuori dai giochi due vetture. Ecco De Francesco che taglia all'interno, impatta contro la Fortec di Petru Florescu, in testa coda anche Cardoso di casa Theo Martin, l'aggancio tra Pitti e Laurini col tedesco costretto al ritiro. Successivamente sfila il gruppo con Pronenko e Cardoso in battaglia dopo la ripartenza dalla safety car, battaglia serrata in vetta fra Scott e Troitsky, un tira e molla tra i due sul filo dei millesimi, durato tutti e 19 i giri di gara, con l'inglese che andrà a conquistare il successo che torna dopo una difficilissima gara 1 al sabato. Scott che dopo la pole vince nuovamente e si issa in vetta alla classifica di campionato, allunga verso la gara di casa a Silverstone. Gioia anche in casa Drivex per il secondo posto di Nikita Troitsky, vincitore tra i rookie, ed il terzo posto assoluto per Raul Ayman al primo podio in campionato.